Ciao a tutti quanti e benvenuti ad una nuova puntata di Rock for Rookies. Benvenuti al nuovissimo format Behind the Stage. In questo format andremo a passare una giornata intera con alcune delle band che ho selezionato apposta per voi, che hanno comunque fatto qualcosa all'interno della scena italiana. Rock, metal, punk, pop anche, perché no? E ovviamente la prima puntata doveva partire con il botto. Infatti oggi faremo un'intera giornata con i Nano War of Steel. Queste puntate molto alternative rispetto a quelle che avete visto fino ad ora in questo canale nascono per darvi una prospettiva alternativa, forse migliore rispetto a quella che siamo abituati a vedere. Le band normalmente le possiamo vedere sotto il palco, sullo schermo del nostro smartphone, davanti al firmacopie, ma come sono poi effettivamente questi musicisti nella realtà? È proprio quello che voglio capire in questa nuova avventura. Andrò a mettere in risalto il più possibile l'umanità e la genuinità delle persone che lavorano intensamente per seguire una carriera che, concedetemelo, in Italia si fa veramente fatica a mantenere, sperando ovviamente di regalare a chi mi segue, oltre a un po' di informazione, anche un po' di sensibilità nei confronti di chi svolge questo lavoro. E quindi, miei cari rookers, vi invito caldamente ad accomodarvi, perché sarà un viaggio ricco di contenuti sia per gli addetti ai lavori sia per gli appassionati di musica e i concerti. Proseguiamo con il nostro viaggio. Ho chiuso la macchina. Ok, mi trovo nel paese dove hanno pernottato stanotte i ragazzi, li stiamo raggiungendo all'hotel per poi andare tutti insieme appassionatamente a Padova. Faremo viaggio sul Nano Bus. Sono molto emozionato, sono anche un po' nervoso, se devo essere sincero. Dovremmo essere arrivati adesso a destinazione. Allora, siamo ufficialmente arrivati, ma abbiamo già un problema. Si riesce a far uscire il furgone? Delle manovre della morte? Beh, come è entrato, uscirà. Salute. Chiaramente daremo un 2 stelle all'hotel, perché non dà la possibilità ai Nano War di poter uscire in maniera professionale. Grande, l'applauso. Ce l'hanno fatta. È andata. I Nano War of Steel sono una band metal italiana che si è fatta strada nella scena attraverso la loro peculiarità, nonché loro punto di forza, la demenzialità. Chiunque abbia mai sentito parlare dei Nano War saprà perfettamente che i loro testi, sia che siano in italiano o in inglese, sono spesso comico-satirici e ricchi di temi trash davvero ben fatti e accurati. Si fa presto a collegare la band con quello che è stato il loro enorme cavallo di battaglia, Giorgio Mastrota, un brano che ha determinato la crescita esponenziale di questa band. Il nome del gruppo è un chiaro riferimento storpiato ai Manowar. Infatti, una cosa che sicuramente i vecchi fan della band sapranno è che il loro nome in origine era soltanto Nanowar. Of Steel venne aggiunto in seguito per richiamare la vicenda della band power metal Rhapsody, che modificarono il nome aggiungendo Of Fire. Parlare del genere musicale dei Nanowar non è semplice, poiché questi ultimi hanno toccato davvero tanti sottogeneri del metal, dal heavy metal anni 80, al power, al folk, addirittura anche al nu metal. Se non mi credete, andate a sentire il brano Sneezed and of a Young. Sì, avete capito i riferimenti. Ora noi li vediamo come una band affermata e acclamata, ma il percorso dei Nano War non è stato per niente semplice. Nascono nel 2003, quando Gatto Panceri 666 si mise a sviluppare quelli che sarebbero diventati i primi demo della band. Da lì a poco si creò la prima formazione, cominciando a fare piccoli concerti e grezzi videoclip. Le critiche non tardarono ad arrivare, dovete immaginare che nei primi 2000 non era da tutti prendere un genere come il metal e farlo diventare qualcosa di comico, sia da un punto di vista dei brani, sia da un punto di vista dell'outfit, considerato che all'epoca poteva risultare quasi un reato usare minimamente gli stroppiare l'integrità e la serietà di questo genere. Pensate addirittura che nello stesso anno in cui si fondarono vennero notevolmente criticati dal magazine True Metal. Il voto che diedero all'interno dell'articolo fu 1. Con il passare degli anni maturano le idee, maturano le performance e maturano gli ascoltatori. La band continuò a sfornare brani sempre più divertenti e sempre più meme. Passarono molti anni da quello che doveva essere quasi un gioco per dei musicisti appassionati a diventare quello che noi vediamo oggi. A prescindere che piacciono o meno, i Nano War sono una delle realtà della scena metal italiana più seguite a livello anche internazionale. Infatti è da tempo ormai che li possiamo vedere impegnati in svariati tour europei. Attualmente hanno un contratto con la Napalm Records e stanno lavorando per l'uscita del nuovo album. Ok, ho finito di scassarvi le palle, possiamo andare avanti. Tutto bene? Che bello rivedervi. Allora? Tutto bene? Dai. Che bello, grande. Dore, senza parrucca è sempre più bello vederla, come va? Sostituito lei la parrucca? Mi facevano entrare.
entrare. È chiaro. Sì, sono con la band. E sono happy. Il nano pass va rifornito prima della partenza e nel mentre mi guardo attorno e faccio domande. Ciao, come stai? Tutti i costumi di scena. Ti sta cadendo il Barbagianni? Sì, il Barbagianni serve per fermare tutto. Ah, ha la doppia funzione il Barbagianni? Don't forget the Barbagianni. Barbagianni tiene la chitarra. Esatto, ha fatto a mano il costume del Barbagianni, ovviamente. Carlo, costume del Barbagianni? Katia, la moglie di Christian. Ah, no. Christian Ice. L'unico inimitabile Christian Ice. Lo giuro, pensavo mi stessero trollando. Ed invece è vero, non ci potevo credere. Porca miseria. Scopriremo altre cose in merito a Christian Ice se proseguirete il viaggio con me. Bene, è ora di salire sul nano bassa. Sono veramente carico. Ragazzi, qualcuno deve effettuarmi il daggio del navigaggio. Di un navigaggio. Vai, il momento. Ale. Nel frattempo i ragazzi mi spiegano che avrebbero suonato a Padova all'evento Notte Nera, una festa magica, pagana, un po' cosplay forse, e me lo spiegano come solo loro sanno fare. Ciao ragazzi, sono... noi non siamo nerd, a noi piace la magia, siamo neopagani, noi riscopriamo i valori della natura, perché abbiamo visto Vikings, esatto. Vogliamo il culo con le pigne, lasciamo il matrimonio celtico poliamoroso, perché così nessuno ci può dire un cazzo e trombiamo. E poi diciamo le cose come Belzebù. E siamo partiti adesso. Durante il viaggio poi peggiora. Molto bene. Fidatevi di me, per tutto il viaggio ho avuto i crampi alla pancia. Mi hanno fatto morire dal ridere dall'inizio alla fine. Disavventure sul furgone. Ovviamente beccavamo quello che non ha più l'erogazione del biglietto. Abbiamo anche un lupo lucio che ci fa da retromarcia. Però quello davanti. Ragazzi, a lui gli dà il biglietto, scendo e gli vado a bucare con. No, la prendo. No, non ci credo. Casche di biglietti. Non è mai una gioia. Poi durante il viaggio abbiamo parlato di mille argomenti, addirittura di Stranger Things. Volevo spaccare tutto. La gente si fomenta, gli anni 80, sono del 2002, che belli gli anni 80, era bella la prima stagione. La prima figa, la seconda pure, la terza è una merda, raga. Perché parliamo della terza. La quarta è peggio. No. Ragazzi, l'unica cosa salvabile della quarta sono le penultime tre puntate. Ovvero le tre puntate prima dell'ultima. Sei arrivato nel punto in cui arriva il gorilla. Non mi devi dire un cazzo. Un po' di problemi con la coda, ovvero che esiste. Sto letteralmente morendo di fame. Per fortuna sono in viaggio con dei metallari, quindi hanno i miei stessi stimoli. Siamo all'area di servizi di scagliera. Facciamo un piccolo pranzo rapido e poi ripartiamo all'avventura. Quelle fatte a ponte sono sempre le più gettonate, però hanno anche lo spazio più grande, quindi dovrebbe scorrere meglio. Ministro tecnico della scienza degli autogrill. Degli autogrill, sì. È un clima aggressivo. Quindi lei, oltre a occuparsi della parte audio, è anche l'autista. No. Soffro il mal d'auto come i bambini di 4 anni, nonostante io pesi più di 80 kg. Questa condizione mi autocostringe a guidare fino allo svenimento. Onesto. Business. A sala business. Beh, siamo noi. Mangiamo in sala business. Facciamoci la foto dopo là nella sala business. In tutto questo io dovevo ancora realizzare che stavo per mangiare con i Nano World. Pancetta, quello. Olio di pancetta. Questa materia di cui sono fatti i sogni. Dietetico. Buon appetito, eh. Buon appetito, buon appetito. Buon appetito. La sua potestà sulla figlia. Beh, guarda, secondo la tua teoria, Lupo, dato che prima si mangia il crudo e poi si mangia il cotto, questa pasta si può considerare sia cruda che cotta. Esatto. Sembrano dei pezzi di Lego. Sì. Ok, raga, fino a qua tutto a posto. Mangiano come noi comuni mortali. Salutate l'area conferenze. Foto della business area. Ah, facciamoci la business area foto. Dai, business area foto. Gatto, c'hai una postura... Che cazzo vuoi? Vieni a dirmelo qua, no? Va bene. A 67 centimetri di distanza. Ok, no? Perché c'è il distanziamento sociale. No, perché c'è il distanziamento di 67 centimetri. Vienimelo qua a dirmelo, no? Prova a dirmelo di nuovo, Se ne hai il coraggio. Di guarda nuovo. Come gli trema l'arto superiore. Ma te c'hai la postura da picchiatore di moglie. Guarda come gli trema l'arto superiore. Guarda. Senti il mondo. Oddio. È diventato Papa Wojtyla. È stato molto, così fermo in vita sua. Sta dicendo a livello di cosplayer. No, mi sa che
Dovrò fare un altro... Quanti giorni mancano a Padova adesso? Sempre troppi. Assolutamente, sì, rimarcare questo momento. Allora, in italiaggio si dice ha effettuato il compraggio del calzino. Del calzaggio. Del calzino. Del piedaggio. Non è tutto agio, è solo alcune cose. Ah, tutto solo... Tutto agio col piede luce. È un'azione che diventa effettuare, okay, il agio. C'è il tempo verbale e non diventa solo. Diventa un agio. C'è un la agio. Coniugazione agio. Ok, ok. È appena successa una cosa incredibile. I Daedalus Project là in fondo... Un'altra band metal, che cazzo ci fa? Dobbiamo suonare uno. Questo è destino. Daedalus Project. Ah, grazie. Loro fanno musica tirolese, da come è vestito. Tirolese. Io, mentre suono, cioè non è un segno del destino, ci siamo andati appuntamento. Sì, una roba così non ricapiterà mai più. Tutto bene? È allucinante. Grazie alla vostra. Abbiamo verso due regioni, nonché province, nonché comuni diversi. Su diversi livelli amministrativi. Andiamo lunedì. Dobbiamo scappare. Abbiamo un bus da prendere. Attenti dove cagate, perché lui ha cagato. Vabbè, sentiamo prossimamente. Buon cagaggio. Dopo questo pit stop con finale abbastanza mind blowing, possiamo ripartire per la volta della notte nera, che non è un video porno, ma è la location, l'evento dove andremo appunto stasera. Fai una faccia da notte nera. Non mi ricordo se 5 o 10 km/h. Cazzo, non vado a Padova da quando non vado a Padova. Ragazzi, rotonda frizzante. Oh. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wow, Rahman, Rahim. È una chiusura bellissima. Sì. È un iPhone 4? È un iPhone SE. Ah, sì. Approfitto di questo intenso momento hilare per fare qualche domanda a trash ai ragazzi. Voi che conoscete, sì, Nano War of Steel? Perché conoscete stesso, è la prima regola di Sun Tzu. Nel Fight Club. Chi è tra di voi il più permaloso? Ma che cazzo di domande fai? Domanda 2. Chi è tra di voi il più... E il più dolce, il più teddy bear, il più... Da, ce n'è sempre uno un po' cascone più... Cascone arancione. Però non è proprio un Nano War of Steel. Dei Nano War of Steel stesso direi... Formazione. Milino. Winona Ryder. Winona Ryder è un orsacchiotto che se non fosse un batterista ma fosse un orsacchiotto sarebbe un ottimo orsacchiotto. Ok. Ma essendo assente possiamo anche affibbiargli tutti i crimini peggiori, tanto non può contraddirci. Winona Ryder e la strage di Bologna. Winona Ryder è il mostro del Circeo. Winona Ryder e la pietra filosofica. Winona Ryder e il Bayonne. Adesso la faccio un po' ne più manca sporca. Una però, Winona Ryder e il mistero delle coppiette intorno a Firenze tra il 70 e... Manca anche Winona Ryder e Ustica. Winona Ryder e i compagni di merende. Un dispenser Winona Ryder e i fratelli Abbott. Invece tra di voi chi è quello più scarso a suonare? Io no. Ah, suonare lui perché non sa suonare. Carlo non sa suonare ma sa cantare. Infatti volevo chiederglielo, ma tu proprio nessuno strumento? Zero, cazzo. Sono una pippa al sugo. Questo è il parco? Siamo arrivati? Ci siamo, andiamo? Sì, non lo senti l'atmosfera. Guarda, si effettua il divieto di bevaggio. No! Naufragio. Naufragaggio. Strombazzaggio. È prettamente nerd o anche un po' rievocazione storica? Nessuna delle due. Ah, perfetto. È un evento dedicato alla magia. Mentre cerchiamo un punto dove lasciare il furgone a scaricare l'attrezzatura, ci ferma un addetto ai lavori che, oltre a non riconoscere i Nano War, ci dice che sul prato non possiamo sostare. Silenzio, lupo! Dimmi tutto. Vediamo. Nano. Ah, perfetto. Tecnica nostra nel Nata? Sì. Indirizzo di presso non l'avete visto? No. Beh. Ma Ivan Scalfarotto ha vinto già il premio simpatia. Allora, sì. Vero? Soprattutto se attiri la mia attenzione. Fischiando. Siamo accanto al palco e non ci fai scaricare al palco. Il prato è sacro, ha detto qua. Il prato è sacro. Guarda com'è sacro. Non gli fumate il prato. No, l'erba del vicino è sempre. È sempre la più buona. Ma non la sua. No, quella è sacra. Ma adesso il prato sacro. Una macumba, dai. Tutti cioè ti fanno fare tutto il giro praticamente. Se non passare sull'erbo secco. Sull'erbo secco. La quale eravamo già. Perché il prato è sacro? Esatto. Perché il palco non è sacro? Là c'è un deceduto. È vero. Cioè scusa, dobbiamo scaricare qua al Cerveteri. Il prato richiedere... da una parte è sacro, dall'altra no. C'è discriminazione erbacea. La domanda. C'è la discriminazione delle piante. Quando ci fermiamo farei un'uscita un po' alla tipo Top Gun, dove scendete tutti a rallenti. Sì.
siamo arrivati in location. Posto immenso, bancarelle, benessere, musica, per tutti i gusti. Andiamo a vedere se c'è deceduto qualcuno. Sono deceduti. Piazza Martiri di Srebrenica. Ma il prato è sacro comunque. No, questo è morto qua, questo è Epitalfio. Crea un altro morto. Perché hai fatto dovuto fare questo? Perché? Perché accadò? Non doveva morire! Fratello mio legno! Amica erba! Guarda che quella è sacra, non no! Avete ucciso l'erbo! Eccolo! Ci sei mancato nel tour, tutto grazie. Bene? Grande! Ciao! Ciao, piacere! Sabrina! Zeb, molto piacere! Stavamo calpestando l'erba sacra perché. No! Là no, che ci decide una persona, devi andare là! Assolutamente! No! Gatto Panceri! Oh, erba, è più epico di quello che pensavo. Prendino sta tu ginocchio. Bravo, bravo. Voi non siete una rock band da dimenticare, siete proprio così voi, ragazzi. Perché dovremmo essere dimenticati? Come si è permesso? Siamo dei professionisti. Cioè, non lo so. Noi veniamo in professionalità. Nel senso rock band metal. Della professione. Vabbè, sicuramente esatto. Fate più date di me. Professionalità. Puoi recuperare, dici tra pezzi di Nanowar così dimostri che li godi. Ah beh, Giorgio Mastrotta. Norwegian reggaeton, che è veramente il hit dell'estate che stiamo cantando da oggi. Beh, era quella lì. Alleluia. Alleluia. Ah, bravo. Te l'hai aiutato. Arriviamo, portiamo i ragazzi con noi che dobbiamo andare a fare una perlustrazione occulta, pagana ed esoterix. Ma che bel posto! Qua ci vendono l'idromelo. No. L'ippocrasso. Posso? Certo. Mamma mia. Il cacciatore della bocca. Puoi ordinarla se vuoi. Guarda quanti prodotti di super qualità prestigiosa. Aspetta, ma qua c'è buccia dell'oggettistica bellissima. Cosa? Posso far vedere? Certo. Allora qua c'è ad esempio questo che è un microfono. Tirapugni. No, questo è un tirapugni. Si mette così. Serve per dare i cazzotti. Giusto, questo, ad esempio, bellissimo. Queste qua sono delle tiraspine che tu metti nel braccio e fai così e fai così. Picchi la gente. Queste invece le prendi, le spacchi per terra e sono dei coltelli da circostanza. Ma è fortissimo. E la tuta? È quella? Questa è per l'estate perché fa caldo. Che tipo di magia si usa? Ok. Questa è per la... È una domanda trabocchetto la tua, io lo so, non rispondo. Lui è cattivo. A questa molto tunnero. Immagino che questo abbia un ruolo importante. Perché noi abbiamo parlato fino adesso nel furgone che qua si fa la magia nera. Ah, o si fa la magia in generale. Cose magiche le faccio io ed escono tutte da qua. Ah, ok, è tutto collegato alla botte. I ragazzi hanno già iniziato a scaricare tutta l'attrezzatura. State direttamente sul palco la roba da palla. Tutto quello che sono la parte luci, i costumi. La parte audio, li ammiro tantissimo perché fanno tutto da soli. Era scusa, era spinta, sì, sì. Allora, avrei bisogno del liberaggio un attimo. Siamo dentro l'area backstage perché mi hanno detto che lì c'è l'acqua fresca. Fresco, eh? Freschissimo. Mettere un maglioncino. Effettuato il regalaggio di questo genere. Ah, un regalaggio di teschi. È un bel ricordo di questa serata che è a base di teschi e decessi. Metterò l'unboxing. No, farò il boxing invece per evitare che si rompa. Ah, ok. Io lo metto all'interno della maglietta del porco Sarvego. Effetterà il riparaggio. E poi effetterò un altro avvolgimento, l'avvolgiaggio, all'interno di questa busta della polenta. Oh, quanta cultura con i Nanowar Steel. Si studia molto. Allora c'è un caldo davvero pazzesco, ma i ragazzi si sono tutti riuniti per cominciare a montare lo stage insieme a Lupo Lucio, che è colui che coordina tutta la parte, l'apparato delle luci, delle sequenze luci preparate ad hoc per ogni singolo brano. Infatti dopo andremo a fare qualche domanda al nostro amico Lupo perché ha delle cose interessanti da condividere con noi e anche il fonico. La cosa bella è vedere proprio la collaborazione, la sinergia che si crea tra i musicisti e i tecnici che seguono day by day i concerti dei Nanowar. Non c'è distinzione, sono tutti una grande famiglia, nonostante comunque siamo abituati a vedere i Nanowar come una big band con fan in tutta Italia ma anche in tutto il mondo, perché comunque sono ormai una band worldwide. Ma nonostante questo li vedi che sono loro che scaricano il furgone, sono loro che montano l'impianto, sono loro che fanno tutto e li stimo davvero tanto per questo, perché fare il musicista è anche questo, farsi il culo nonostante tu abbia centinaia di migliaia di iscritti su Instagram, ti ascolti su Spotify e sono veramente una figata da vedere. Qua ci posso cuocere le uova letteralmente.
Ah, il Vox, quello ce l'avevo anch'io, è comodissimo. Mentre gli altri montano io sento un po' di merde e mi riscaldo. Ci sta. È una bella merda, sì, funziona. Un mini amplificatorino da viaggio dove ci puoi collegare direttamente le cuffie e ascoltare in diretta e fare un po' di allenamento a casa quando c'hai la nonna al piano di sopra che rompe i coglioni. C'è la versione da basso, ma c'è anche da chitarre. Lupo, l'abbiamo riparato il fusibile? Sì, l'ho sostituito. Chitarra fatta chiaramente di legno di barbalbero. Guarda, effetto labraggio del banano. Guarda come lo faccio. Vediamo. Effetto questo abbraggio così. Ok. E uno. Questo è un naso. Devo mettere degli occhi. Però mettiamo questi che diventano degli occhiali. Questo è un pizzetto. Cucina qui nano vuoi. Com'è il dente? È cotta? No, è una banana, quindi è moscia. No. Aspetta, facciamo la challenge di mangiare la banana. Vai, mi piace, mi piace. Me ne stai dando troppe, guarda così vinci. In fila, e poi vanno fatte in fila. Bassista e cantante si contendono la vittoria per il dio dei banani. Vai. 3. No, 3, devi dare il via però. 3, 2, 1. E 3, 2, 1. Impaziente. Vai, aspetta, operativi. Aspetta. Scusa. Mo però ha scoperto qual è la mia tattica. 3. Una merda. 2, 1, via. Perché? Nel tracciato. Immeritata, immeritata. Immeritata. Dopo la gara di banana veloce, questo è Art Attack. Ho una brutta manualità. Beh, è sicuramente un dio pagano molto bello. Ma guarda, hai fatto un omino. È il ma c'è un pisello. È il dio pisello. È Priapo. Gatto. Bello. Vero? Guarda che bel pisello. Mi ricorda l'infanzia. Cioè, non perché io da piccolo ero così, però mio zio era molto espansivo. Due banane, con due bucce di banana. Con una banana, prego. Una banana. Con una banana. Sì. Anche il cappello. Cosa? Ma neanche tra due ore l'ho fatto quell'affare. Manca sempre il batterista, non so come mai. Oggi mi schifa. Probabilmente. Deve montare il batterio. Ah, il batterio. Quando ok. Osservare nel fabbricat naturale a base di batteria. Là lo osserverai. Forse è meglio che lo faccia prima che inizi il sound. Che sarà il primo che lo farà, giusto lui? I batteristi sono gli ultimi. E quindi, in quanto ultimi, saranno i primi a fare il sound. Cioè. Vado ad operare. Quindi, parti te, mi hanno detto in sala backstage. Che di solito gli ultimi saranno i primi. I batteristi partono per primi, perciò sei ultimo. Esattamente. Ok. La prima cosa che si prova al soundcheck è la cassa. Poi ci sarà il rullante. Il rullante. Alla fine ci saranno i tom. Il tom, il floor tom. E poi i vari piatti. Crash, ride. E quello è un china. È un china. Molto bellissimo. Bello il china, molto bello il china. Bello cattivo. Cattivo e gongoso. E gongoso, esatto. Molto tibetano. Ecco, questa è una cosa che io di solito non noto. Cioè non faccio caso più che altro. Il microfono piazzato sotto al ride. Sotto. Come esatto. Mai? Perché così riprende meglio il suono della campana. Ah, ok. Spesso si vergogna quel microfono. Ah, è timido. È timido, si mette sotto, si nasconde. Una dichiarazione forte che tu dovresti... Una dichiarazione d'amore. Ti stai cagando addosso? Ma mi succede 3 volte al giorno quando sto al tour. Ah, ok. Lui non ha quella sindrome che tipo non è il bagno di casa e quindi non riesce a fare la cacca. Anzi, se non è il bagno di casa si diverte molto di più. Essere più statico del solito. Comunque sai che i fonici sono diventati un po' un meme nel mondo musicale, perché c'è sempre la lotta musicista fonico. Ah, okay, che uno odia l'altro. Beh, però non è un meme, è una cosa estremamente seria. Vedo che voi non rispettate questa regola arcaica. No, assolutamente. Cioè... Anzi, c'è un grande rispetto. Anche perché ci conosciamo da una vita e mezzo, quindi abbiamo imparato a sopportarci. A conoscere i limiti l'uno dell'altro. Sì, sì. C'è il limite ai limiti. Sempre far peggio. La mia figura è abbastanza paziente. Non sono uno di quei fonici iracondo e soprattutto ho ancora il piacere di fare questo lavoro. Cioè non sono tipo i fonici che lo fa perché devo pagarci le bollette. Sì, okay. Ci devo pagare le bollette. Certo, chiaro. Però c'ho ancora quel desiderio arcaico, la speme di fare questo lavoro per il piacere di farlo. E questa è una grande notizia. Siamo lì.
Tanto è contento lo stesso. Dicevamo, no, del bel rapporto fonico musicista. Esatto. Queste le condizioni, ce lo dicevi subito. Quanti anni hai, si può sapere più o meno da quanto li segui? Con loro, in tempi non sospetti, quando il buon gatto Panceri 666 non era presente in suolo italico, effettuai il suonaggio del basso, ecco, con loro, esatto, per un anno e mezzo, un annetto. Il fonico era Christian Hayes. Il fonico era Christian. Ah, quindi con Christian Hayes avete proprio un rapporto ma ancora intenso oggi, ancora oggi. Le registrazioni di videoclip spesso. Ma è meraviglioso. Le registrazioni dei dischi le sto facendo io in studio da me, ma poi chi ci metterà le mani sul disco è Christian. Quindi il rapporto è ancora stravivo. Io adesso non so se è una informazione che la fanbase sa Easy. Per me è una notizia sconvolgente. La fanbase è informata, okay, ma da quando è iniziata la collaborazione con Christian, tipo nel 2009, da quell'anno in poi ci ha fatto il fonico fino al 2018. Poi Sergente Sabbia è andato da qui a lì. No, Christian Hayes è stato tipo uno dei nostri pionieri nel mondo YouTube, poop, musica, metal. Cioè io ancora oggi Gesù 3 l'ascolto come se fosse una canzone degli Slayer, cioè capito? Proprio una roba... Guai a te, Christian Hayes! È diventato un tormentone. Adesso a Christian la prima cosa che gli scrivono sui commenti di qualunque cosa, se lui compare in una chat, guai a te Christian Hayes... Almeno una volta lo dice, ma chiaro. Se siete talmente folli da non aver ancora ascoltato qualcosa di Christian, risolvete immediatamente il problema, perché non esiste. Posso fare un appunto acido? Certo. C'è una cosa che sicuramente qualunque italiano ha visto di Christian Hayes, ovvero She Is The World con Matteo Renzi, perché gli ha fregato a Striscia la notizia e l'ha mandata in onda sul canale 5. Ecco, capito? Quindi... Ma infatti c'è da dire che Striscia ha preso poi molta ispirazione, perché hanno detto: ah, sta roba funziona perché i giovani l'ascoltano, e hanno messo Highlander DJ. Diciamo che è stato magari un allievo indiretto. No, ma allora la cosa che è stato un peccato è il fatto che comunque il canale di Christian era già molto seguito quando è uscito She Is The World. She Is The World è stata un'esplosione atomica e Striscia non ha pensato minimamente a riconoscerglielo. This is Italy, pizza, mandolino, porchetta, porco. Svegliamo un segreto. Svegliamo un segreto dei Nanowar. A noi ci piacciono i segreti. Le 50 curiosità che non sai dei Nanowar. Che cosa fa un fonico? Che cosa fa un fonico quando è il fonico dei Nanowar? Ah, come vedete c'è una batteria molto bella. È molto bella, effettivamente. Con una quantità di microfoni intorno interessante. Sì. Ok? Ok. Sono 11 microfoni solo per la batteria. In più abbiamo due linee di chitarra, una linea di basso, quattro linee di voce. Ok. Tutto questo è finto. In che senso? Perché in realtà lui manda in play delle cose e io prendo le uscite cuffie del computer. Perfetto. E loro fanno tutto lo show in playback. Perfetto. Confermi? È tutto vero. Cioè non sono cablati veramente questi microfoni? No, eccoli la Nuovo Steel. Stanno tutte qua, che belle. Qui esce tutto il concetto di Nano Steel. Ah, ok. Da questo cavo. Ok, perfetto. Quindi la gente di fatto viene qua per sentire il CD. In realtà no. È un CD suonato dal vivo. Ah, ok. Che noi mandiamo live. Giusto, ogni hai ragione. No, perché la cosa difficile dice che noi mandiamo il playback. Esatto. La cosa difficile in realtà è simulare questa cosa a 360 gradi. Loro non suonano, però riuscire a sudare come se stessero effettivamente suonando. Bisogna essere bravi. Quella è la parte più difficile dello show dei Nanowar. È per questo che non mi depilo. Ah, perché sudi di più così. Certo. Hai ragione. Vorrei tanto depilarmi, cazzo, ma non posso, altrimenti sudo poco. Tra l'altro tu stasera sei vestito sempre da Vespone. Come sempre. Perfetto. E com'è la tuta da Vespone? Le tute dove se viene sfiorata da una fiamma prende fuoco. Ah, okay. Quindi sì, è sintetica, si suda. 19,99€. Ah, ok, perfetto. Appositamente sintetica per sudare. Per sudare. Tra l'altro, questi microfoni qua sono vostri o sono gentilmente offerti? Tutti nostri. Ragazzi. Adesso. Adesso. Da adesso ce li prenderemo. Gli overhead in particolare, che sono quei microfoni che vedete appesi lì in alto. I panoramici, giusto? Panoramici, ecco. Esattamente. Sono dei microfoni molto fighi perché sono a nastro, che è una cosa strana per il live. Però noi li portiamo perché ci fanno fighi. Sembrare più professionali. Giusto. Non giusto. Perché mi piaccia il suono, è solo una questione di chiaro. Anche 11 microfoni, non se basterebbe. Vero. Tanto è ma infatti, rispondi a questa domanda, perché la gente non è sempre studiata. Ma perché i microfoni stanno là, che la batteria è tutta qua? Perché quelli servono per prendere l'aria della batteria, ovvero quando fa le puzze Winona Ryder. Ecco, cioè ogni cosa ha la sua utilità. Questo è uno Shure, questo? Questo è uno Shure.
Shears. Non so mai come pronunciarlo, tutte le volte che me lo dicono mi casca un molare. Microfonati veramente, veramente ad hoc. Allora, il set è super semplice, perché è il set dell'Audix. Se l'Audix vede questo video e vuole darci dei soldi o sarebbe dei microfoni, grazie Audix, sarebbe meraviglioso. Ecco il rappresentante dell'Audix. Hanno spedito è arrivato adesso. Audix e Audix risponde. Esatto. Poi abbiamo due dedicati per Charleston Ride, che in questo caso li ha forniti il service. Poi gli Overhead, che sono quelli che mi porto io. Sono veramente ormai veramente molto belli. Hanno fatto più di 200 concerti questi microfoni. Che altro, 200 concerti con microfoni spenti. Può vantare che ha dei microfoni che resistono a tanti concerti, che sono a nastro, belli da vedere. Ma poi come suonano fondamentalmente non lo sa neanche lui. Ma quindi anche le teste mobili sono finte. Le teste mobili sono di Lupo Lucio, che è il pelato che è lì a fare la cacca. Batteria è pronta praticamente. Cosa stiamo aspettando? Che il signor fonico di sala ci accenda l'impianto e ci dia corrente sul palco per iniziare a fare i check. Non vedo l'ora di gustarmi il soundcheck, che voi non vi vedrete perché tanto vi fate due palle così, me lo guardo io. Andiamo dall'altra parte per vederti fare i finti soundcheck. Esattamente. Siete bellissimi. Voglio vedere quanto siete fighi frontalmente. Sta dando corrente. Ok, dammi la cassa, inizio a farmi il mic. Siamo ufficialmente partiti con il soundcheck della batteria. E come ci aveva appunto promesso il nostro amico batteraio, partono dalla cassa. Nel frattempo il nostro amico Lupo si sta occupando delle varie luci. Chiaramente sulla camera fa l'effetto flicker. È arrivata corrente? Che gioco di squadra. Dammi il rullo intanto allora. Charleston, colgo l'occasione per dirvi che se aveste voglia di proporre una band da portare a Behind the Stage, scrivetemelo nei commenti, che magari proviamo a contattarli. E poi non dite che gli uomini non sanno fare più cose contemporaneamente, eh? Another one about the dust. Funzionato de fare sound check. E sta un ceccaggio. Namo. Perché è così importante? Cioè che sono troppo emozionato. Tra l'altro l'idea di scrivere Hostile con Paint, come cazzo vi è venuta? Avevamo pochi soldi per pagare un grafico, quindi ok. Sono idee che vengono così. Ma è epico. Per necessità. Capolavoro. Ah, chiaramente non stupitevi se state sentendo dei suoni ovattati o non si sente bene dalla microfonazione. Semplicemente loro sono tutti quanti con l'in-ear, quindi loro riferimento ce l'hanno in cuffia. Quindi loro stanno sentendo il vero suono. Bello compatto, bello compresso, bello cattivo, bello sparato nelle orecchie, in modo che possano lavorare in sintonia con il click, quindi il riferimento mandato dalle sequenze. Qua non avremo un riferimento come spesso si può sentire dai concerti con i monitor, le spie. Se ci fate caso, non c'è un amplificatore sul palco. Ad esempio, il chitarrista sa il Kemper, storico, fichissimo Kemper. Tutti i suoni vengono da qua e vengono mandati direttamente là. Anche il microfono, ovviamente. Quindi noi stiamo sentendo effettivamente il suono che arriva dai sub, quelli sotto. Quindi line array, sub e quant'altro. Loro ce l'hanno tutto nelle orecchie. Le pile per cosa sono? Per ficcarmele nel culo. Ah! Non ci arrivo, non sono Celine Dion. Cioè, ci sta. Lui lo sa davvero, però. Sì. Sembra che stia facendo il coglione, invece no. No, sembra Nino D'Angelo. Ti arriva il basso in ascolto? Sono bilanciati basso e voce? Allora, sì. Fammi vedere. Ok, io chiudo così, non posso tirare. Oh. Ragazzi, ho bisogno di silenzio, per favore. E finalmente il soundcheck full band parte. Ed io ovviamente non mi faccio scappare l'occasione di pogare e ballare da solo davanti ai Nanowar. Finalmente ti hanno messo a fare qualcosa, bro?
Salutiamo i veri professionisti. Ciao professionisti. C'è stato un attimo di nervosismo causato dal fatto che l'impianto non ha risposto esattamente come ci si aspettava. Alcuni problemi sono stati risolti, altri a causa del fatto che il tempo era finito per fare il sound check, perché appunto dovevano cominciare ad aprire le porte per far entrare la gente, infatti stanno piano piano cominciando ad arrivare, non hanno potuto concludere completamente l'operazione, per cui scatterà un'operazione che spesso i nostri amici fonici sono costretti a fare, che si chiama risolvere il problema in corso d'opera. Quando i ragazzi sul furgone mi parlavano del fatto che questa sera effettivamente sarebbe stata una sera di magia, avevano ragione, perché tutte le bancarelle sono interamente concentrate su quello che possono essere la vendita di rune, pietre preziose, incensi, tarocchi, servizi di lettura della mano, tutte cose molto magiche. E c'è della roba molto figa, eh. Ok. Abbiamo parlato prima con il fonico Hostil. Adesso è più che doveroso parlare con Delucista Hostil. Ciao. Volevo che lui ci raccontasse due cosine in merito a quello che è effettivamente il lavoro che svolgi durante, prima e dopo, e perché sei un componente dello show. Però in breve cerco di farti capire. Yes. Quello è il palco. Yes. Io arrivo e trovo determinate cose che servono per illuminare loro e creare un'effettistica. Yes. Quindi loro, come tanti altri gruppi, in più, oltre al fonico, hanno bisogno di una figura che conosca le canzoni, che crei uno spettacolo a pari livello con la qualità della musica. Certo. Ho creato un progetto 3D del palco. Di lì sono partito, tramite la mia programmazione, a settarmi la console. Okay, in maniera... ne hai due? Questa e questa? Sì, vabbè, un'estensione. Ognuno si trova con le proprie macchine, diciamo. Mm-hmm. Trova la maniera più logica e veloce per lavorare. Io, con il loro tipo di musica, uso tante strobo. Ok, floor e tetto. Beh, possiamo dire sicuramente che i colori hanno un ruolo per permettere appunto di giocare con chi appunto sta ascoltando e guardando lo spettacolo, anche da un punto di vista dell'emotività. Certo. Perché ogni colore ha un suo, diciamo, canale di emotività. Certo, rosso, in più blu. Coi colori, che ovviamente tramite la temperatura del colore fai provare determinate emozioni. È ovvio che su canzone d'amore un verde acido non ci sta proprio bene. Mentre magari nella musica elettronica, in un determinato contesto, il verde acido è usato. Certo. E invece useresti il rosso, il rosa. Puoi giocare con i colori degli album, i colori del tour. Tutto è pensato più di quello che sembra, indipendentemente da un palchetto piccolo, un palchetto grande, riesco sempre a divertirmi dove sono, e quindi questa cosa poi si rispecchia con loro che si divertono sul palco. Il fonico, che bene o male anche lui fa parte del gruppo da quando ci sono loro, ci sono delle cose che non vi dico perché dovete venire a vedere gli show. Bravo, esatto. Poi, per quanto riguarda il discorso che dicevi del tecnico luci, che è parte del gruppo quasi quanto un musicista. Certo. Forse durante la serata vedrai cosa succede su questi tasti. Quindi, verrò a romperti le balle, assolutamente. Una tastiera, una batteria, keyboard, esatto. Una drum machine, diventa qualsiasi cosa. Fico! Cerco di creare sempre un rapporto tra il pubblico e il palco, soprattutto in una situazione in cui gli artisti interagiscono particolarmente col pubblico. Ne vedrete delle belle. Ne vedremo delle belle, non vediamo l'ora. Attendiamo che venga un po' più buio. E finalmente arriviamo a uno dei miei momenti preferiti, la pappa. Anche voi avete il bigliettino della consuazione. Sì. Avete presente quando si dice mai una gioia? Ecco, non è il mio caso. Non è neanche il suo caso, è che hamburgerotto che si spara anche lui. Oh yeah! Mi ricordi come ti devo chiamare? Perché io so che sei Carletto, ma ci avrai un nome? Allora, il nome è Poto Vuoto Minimac. Ok. Se mi chiami Poto rispondo. Ok, Poto. Dato che ho quasi tutti i ragazzi presenti, ne approfitto per fare due domandine rapide. Vi ho quasi tutti qua e la domanda che ovviamente mi sorge spontanea è: come sono nati in Nano Loro Steel e perché avete deciso di intraprendere questo percorso molto alternativo, se consideriamo il genere che fate? Allora aspetta, perché è un'emozione poter rispondere a questa domanda. Ne sono proprio convinto. Stai mettendo, guarda, io mi metterei a piangere, perché era la domanda a cui volevo rispondere. Vero, certo. Senza ironia, è la domanda che proprio da anni dico, perché nessuno me l'ha mai chiesto. Esatto. E dico, cazzo, è una cosa che proprio vorrei dire, perché mi piace esprimere questo concetto. Certo. Ma nessuno me l'ha mai chiesto. Oh, questa è la tua risposta. Ah, ok, fine, basta. Doveva arrivare lo stronzo. È proprio la domanda che proprio
ma anche lui, cioè, noi ne parliamo ogni volta che facciamo un'intervista. Un'altra domanda, da cosa vi è venuto in mente di scrivere una canzone su Giorgio Mastrota? Sono sicuro che non ve l'ha mai fatta nessuno, no, questa domanda. La domanda a cui anelavamo rispondere. Io faccio domande solo originali. Ci siamo fondati come gruppo per poter rispondere un giorno alla domanda perché vi siete fondati. Perfetto. Noi siamo i Nostradamus del metal, noi sapevamo che se ci saremmo fondati un giorno qualcuno ci avrebbe chiesto perché vi siete fondati. Effettuavamo il desideraggio di poter un giorno effettuare la risposta, anzi il rispondaggio a questa domanda. Ok. E l'abbiamo fatto. E l'abbiamo fatto, giusto, è vero. Abbiamo perpetrato l'effettuazione del rispondaggio. Questo era l'obiettivo, sì, del gruppo. Vero. Ma stasera ci conviene suonare una volta, cioè siamo arrivati all'obiettivo definitivo. Che senso ha suonare stasera? E adesso che ci siete arrivati? Era tutta una messa in scena. Quasi 20 anni e oggi possiamo appendere le chitarre al chiodo. C'è da dire che Vasco non ha ancora mollato, se mi mollate voi prima è un po' triste. Insomma, Vasco non gli hanno fatto quella domanda, gli hanno mai fatto perché ti sei fondato. No, gli ha detto perché hai fondato, perché sono fondato di Nano. Esatto, in effetti non gliel'hanno mai fatta questa domanda. Esatto. No, perché quando chiederanno a Vasco quando ci siamo fondati smetterà di suonare. No, glielo chiedo ma lui deve sapere la risposta. Vasco risponderanno, non ho mai fondato i Nanowar per permettere ai Nanowar di fondarsi al modo che la gente gli chiedesse come mai e perché si sono fondati. Allora ragazzi, se vi piacevano i Nanowar, peggio per voi, che li ho chiusi. Arriviamo all'ultima domanda, quella dedicata ai musicisti del domani. Siccome tutto quanto nasce con l'intenzione di aiutare le formazioni, io quello che chiedo sempre come piccolo regalo di lasciare un messaggio alle formazioni del domani che vogliono chiaramente intraprendere magari un percorso analogo al vostro. Una regoletta che per voi è Bibbia da regalare alle giovani formazioni per intraprendere questa carriera, questo lavoro. Non fatelo, fate la fame e se non fate la fame rubate il lavoro a noi. Fatevi i cazzi vostri. Hai ragione, la domanda è la stessa. La domanda è la stessa. Non fatelo è un ottimo consiglio, ma se proprio lo volete fare, ripensateci. Allora, ci sono tanti lavori che sono meglio di fare questo, che non è un lavoro. Secondo di tutto, è difficile. Terzo di tutto, ma chi cazzo vi si incula? Avete capito? D'accordo. Solo gli stupidi non cambiano mai idea. Se volete intraprendere questo lavoro, va bene tutto, fate quello che vi pare, ma i bambini no però, eh. Qualcuno pensi ai bambini, non li mettete nella formazione. Vero. Fonico e lucista, voi siete d'accordo con quello che hanno detto? Non abbiamo seguito, ma sicuramente sì. Ogni parola. Perfetto, grazie. Segnatevele queste cose, perché non è che vi ricapita. Aspetta, questo è il portrait. Stanno letteralmente inondando di foto fan che arrivano da ogni dove. Non riescono ad andare nel backstage, non ci riescono. Dopo vi chiediamo il favore indietro, al contrario. Nico, vieni anche tu. Però sono veramente molto molto carini, molto cordiali, aperti al pubblico. È un atteggiamento positivo. Come procede qua? Decisamente benissimo. Ottimo, ottimo. Qua stiamo gonfiando l'orchetta. Però è? Con la S davanti. Con la S davanti. Ah, sorchetta. I Nanowar stanno per salire sul palco. Mancano pochi minuti all'inizio del concerto. Adesso io cambierò attrezzatura per poter fare delle riprese ancora più fighe, ancora più stabili all'interno del palco. E userò il mio Ron. A tra poco. Ok ragazzi, si inizia. Davanti a noi ci sono circa 3000 persone che attendono il grande momento. Sono emozionatissimo e carico come una molla. Non vedo l'ora di registrare e di divertirmi in mezzo a loro. Farò un po' di riprese sopra e sotto il palco, così potrete vederli nelle loro pose migliori. Salgono per primi Winona Ryder e Gatto Panceri, e poi Mohamed Abdullah. I cantanti Mr. Buffa e Poto Vuoto Minimac, come di solito capita all'inizio di un concerto, si preparano per l'entrata trionfante ad inizio brano. E niente ragazzi, adesso darò sfoggio alle mie abilità da videomaker e vi farò godere per qualche minuto con le super clip che ho fatto. Purtroppo non c'ho un buco attorno al culo, sennò davvero uccello cagherà in testa in volo sul culo. Arriva il culo, e dove c'è uno scarro.
bisogna ispirarsi alle antiche creature che popolano la notte. Le prostitute! No! No, 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 noi parliamo dell'allocco comune, altresì detto com'è? Credo che voi, popolo della notte di Padova, avete studiato e quindi passiamo subito al dunque. Fatemi vedere le vostre ali! Alziamo le ali al cielo, chiudiamo gli occhi e pensiamo intensamente alla provincia di Barletta Andrea Trani. Sbacchiamo le ali gridando Barbagianni, 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 Barbagianni. Basta, no, 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 fermo che stai andando in albergo, ho detto no, ormai, basta. Ragazzi stanno per fare una cosa incredibile, stanno per fare il Wall of Love, che è un'invenzione dei Nano War of Steel. Dopo il Wall of Death possiamo vedere questo. State pronti? Dovete guardare quello che faremo io e Poco Voto Mima. Dopodiché che avrete appreso tutte le nozioni base per fare il Wall of Love, dovrete farlo voi. Maestro! Cominciamo a cantare la madre! Yeah.
che ragazzi, i Nano War hanno ufficialmente finito, hanno spaccato il culo, la gente era in delirio, ci saranno state quasi 3000 persone e adesso i ragazzi si sono diretti al merch per fare un po' di foto, un po' di autografi. Li raggiungiamo e vediamo un po' come la situa. È un bellissimo passeggino, è veramente grazie. Meraviglioso. Vedi. No, io quanto bello sto grazie capo, grazie. In questo giro posso chiederti se puoi fargli un audio? In turco? No, allora. No, abbiamo finito. I ragazzi stanno chiaramente ricevendo gli attimi di gloria meritatissimi. Altri due soggetti che si meriterebbero un po' di gloria e quindi gliela andiamo a dare noi sono ovviamente gli altri due maestri che stavano da remoto a lavorare in contemporanea. Guarda, per far andare un playback quanta cazzo hai capito? Suonassero bene. Poi io mi prendo l'orca adesso perché ne voglio molto bene a quest'orca. Questa insomma è la natura di gente che di mestiere fa questo nella vita. È bello, è divertente, è durissima, ma è molto bello. Fate un bel saluto. Yeah! E vi posso confermare che sono delle persone incredibilmente corrette, squisite, ed effettivamente sono proprio come li vedete voi sul palco. Il discorso e il mito del fatto che l'artista deve essere diverso, spesso e volentieri non è così, spesso e volentieri sono proprio come noi li vediamo. Questa è la dimostrazione che non c'è bisogno di essere o di strafare, e rimanendo ciò che sei tu riesci a far contente le persone. Allora sto scrivendo, ora scrivo. Numero di telefono. Una firma. Ah, l'IBAN, la famosa setlist, la scaletta. Hai rubato questo foglio di carta che a noi era caro. La maledizione di Odino cadrà su di te. Spero di no, grazie. Lei è una nostra stalker storica. Ciao stalker storica. Cioè, quando non vediamo più lei vuol dire che cazzo siamo peggiorati troppo. Ecco. Una chicca, scusa. Anche ciao. Anche lui è un fan dei Nano War. Eh sì. Vediamo che sta combinando il gatto con le ragazze. Questo invece è un fiore verde che è simile a questo, però è piccolo. Vedete, questo quando fa il bonsai diventa così. Cioè, quindi tu non stavi scherzando, eri veramente intenzionato a presentare le botaniche. Tu fai un video che parliamo delle piante. Allora presentiamo una pianta, questa è una puntata botanica. Ok. Allora questa ha il nome scientifico. Ok. Scientifico, della scienza. Arbusto ciubecca. Ah, sì. Sì. Perché è fatta a forma di cane. Questa è la tipica forma del cane, però spumoso. Sì, il Commodore. Proprio quello, il Commodore è un cane che ha quelle fattezze, no? No, 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 vado a bere l'acqua. No, 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 no. Vediamo se ci sono piante cinesi. Quella mi sembra una pianta cinese. No, quello è un sasso. Ah, ok. Come fanno l'amore in Nano War of Steel? No, esatto. Questi sono due uomini bianchi che sopprimono un'orca assassina. È una cosa la puoi fare al peggio delle possibilità. Devi farlo. Hai ucciso la tua ultima foca, orca di merda. Ti devo dire a tutti i nostri musicisti da casa che vogliono fare il rockstar, che vogliono fare tutte quelle belle cose, che fondamentalmente fare rock and roll è anche questo a quest'ora, che per l'appunto sono le 2:06. This is a fucking rock and roll. Adesso che vi baciate? Ci sto. I ragazzi hanno finito il assemblaggio. Tu sai giocare molto bene a Tetris. Sì. Accadendo veramente. Fanno uscire. Stanno passando da dove non ci hanno fatto passare ora. Fanno uscire. È il prato sacro. Il prato sacro. Quello è il prato sacro. Il prato sacro. È sacro. Ormai mi odieranno per tutte le riprese che sto facendo. Oh, ci dirigiamo al furgone per raggiungere l'hotel. Finalmente è arrivata l'ora della nanna. Ok, siamo arrivati finalmente all'hotel. E adesso ci approprieremo per andare in camera a riposare. Grazie, buonanotte. E siamo ufficialmente arrivati alla fine di questa incredibile esperienza. Siamo arrivati alla stanza d'hotel. Qui con me, con Lupo Lucio, che ha accettato di condividere il letto per questa notte insieme a Raffo, che adesso è in doge. È stato incredibile. Per adesso ci mettiamo a nanna, anzi devo comprare il biglietto del treno. Ci tengo a concludere la puntata dandovi quello che è il mio parere personale di questa esperienza. Dato che Gatto, Poto e Abdul si sono espressi in maniera molto sintetica, proverò io ad estrapolare quello che può essere un ultimo messaggio da regalare alle band emergenti. Secondo me quello che si può imparare dai Nano War prima di tutto è il non aver paura di esprimere il tuo lavoro, le tue canzoni, a prescindere dal genere che tu faccia. Ci vuole molto più coraggio a far ridere ma risultare credibili che fare i grossi e poi non avere il giusto carisma. Io oggi non ho visto una band, ho visto una famiglia che lavora intensamente
lottate giorno dopo giorno per lo stesso scopo. C'è determinazione, vitalità e supporto reciproco. Posso capire che magari alcuni di voi non ascoltino i loro brani per una questione di gusti, ma c'è tanto che si può imparare osservando uno show dei Nano World. Si può capire quanto è importante il coinvolgimento del pubblico, perché non è facile mantenere sempre l'attenzione di migliaia di persone. Capisci quanto è fondamentale creare il personaggio giusto in modo che la gente si affezioni. Quanto è importante saper vendere il proprio brand. Non ho mai visto così tanto merch addosso alle persone. Circa 7-8 fan su 10 avevano o la maglia o la sciarpa o il CD dei Nanowar. Capisci quanto sono importanti i tempi di recupero tra un pezzo e l'altro e cosa ci puoi fare in mezzo per intrattenere e per accompagnare l'ascoltatore al brano successivo. Capisci quanto è importante fare pubbliche relazioni e mantenere un buon rapporto con le persone che vengono a sentirti. Ed infine, se c'è qualcosa che ho capito da loro è che i sogni si coltivano in lunghezza, ma che nel mezzo ci deve essere comunque la giusta idea al momento giusto, un briciolo di botta di culo che non fa mai male e tanta tanta forza d'animo. Ah, e comunque sì, sono d'accordo, non metterei mai i bambini nella formazione, Sia che abbiano 5 anni o 48. Sono entusiasta di essere partito con questo nuovo format insieme a loro. Spero di avervi trasmesso almeno la metà di quello che ho provato io. È arrivato il momento di ripartire, miei cari Rookers. La nostra ricerca continua. Vedremo chi saranno i prossimi per Behind the Stage. Volete un indizio? Beh, vi posso solo dire che li avete già visti. Non mi resta che darvi appuntamento per una nuova puntata di Behind the Stage tra un mesetto. Ma prima di chiudere, un'ultima cosa.